Piovicolino. Sì. Poi c'è i missili antiradar, spettacolo. Ho chiesto chi è che vola o che ha JF-17. Falco. Falco c'ha il JF, lo vola, lo conosce bene. Conosce bene pure l'F-18 Garambit. Poi gli farò un po' di scuola guida. Bisognerebbe fare qualche lezioncina con lui e vedere un attimino. Ascolta, io non sono perché sempre viaggiato su 12 mega e un 1 e 3 di 1. Macello. Lo so. Quindi non Aspetta, vada a no. sentire i due pila di sotto se vogliono salire, magari. Ragazzi, ma volete salire sopra? Vi sposto io, volete rimanere qua all'open beta? Ah, No, adesso veniamo. ok. Io vengo a vedere cosa fate, ma tanto sai benissimo che più Che cosa? E che decollare non so fare, quindi intanto da lì a fai dei gol. E a te. già fatto. Continua. Vi aspetto sopra, vi aspetto. Finché la barca va, lasciala andare. Lascia andare. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Ecco. Sansone. Zeus qua no, c'è cioè mille, adesso è 1329. Non lo so, come mai, come faccio a fargli fare il ping? Non lo so. Scusa, la radio come si accende Fratello, sulla chiedi a Falcon perché io pure quello che ti ho detto capito. non so se. Aspetta che te lo dico, aspetta che apro la console. Perché non lo volo mai quell'aereo, capito? Mi sono scordato tutta cosa. Allora. Console di destra. No, è nella sinistra, scusami. Nella sinistra. Allora, che cazzo è? Perché non ci vedo bene? Cazzo dai. Sono i pannellini quelli in fondo. Sì. Ah, eccolo qua, channel IL. Ah no, questo è ILS? No, aspetta. No, c'è l'ILS, poi c'è il Sì. cripto. Sì. Master. Dov'è la radio? Davvero? E come te ne sei accorto? Zeus, no, 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 Oh, battuta schiaccia battuta, girare lo stuzzicadente nella piaga, nella piega, nella piega. nella piega. Nella piega. Guarda anche il pannello anteriore, quello sotto l'UFC dell'F-18, quello sotto dove c'è il COS, eccetera. Aspetta che ci vuole. Dopo i tasti IFF, il TAC, AN, ILS, DL, Sì. c'è un pannellino.
dei pulsanti. Allora, facciamo vedere. Faccela vedere, faccela toccare, Ma non c'era il manuale lì davanti? Ma l'ho scaricato poco fa. Perché sul pannellino di destra c'è il radar, c'è il Sì, quello. FLIR, c'è tante le luci, no, le luci sono dall'altra parte. Qui davanti ci sono le luci, il flu, eccetera, eccetera. Non mi ricorda la radio, sarò, boh. Vabbè. Comunque tanto ora No, perché non lo mai, non la uso mai, hai capito? Quando non usi le cose, poi te le dimentichi. certo. Metti le CM su REC. ILS, poi preferiti dove sono andati. Poi ora dovrò entrare bene alla navigazione. Quello Ora. che stavo dicendo prima. No, col mirare io la so fare bene. Con Ma guarda che è la questo. stessa cosa, eh. Se lo Però sai non far so i bene con un tasti. aereo, lo sai far bene anche con l'altro. Se no, è che non so qui i tasti, cioè come ad esempio allineare l'IMS, come seguirlo. Intanto l'allineamento lo devi fare prima di partire. Sì, lo so, lo sto già facendo. Penso che sia già pronto perché. Allinea così, mettere Ah, waypoint, eccola qua quindi. la radio dove sta, ma vaffanculo. Dov'era, scusa? Allora, c'è un pannello che si chiama CHAN 3, CHAN 4, UK, LG, Ma a FCS, FCS. sinistra, a destra? Io no, non sono sull'aereo perché Ah, sono ok. sul. No, sono sul mio pannello, il secondo, sul secondo monitor, no? E praticamente io ce l'ho sotto. È visibile sotto perché basta che schiaccio un bottone E e mi viene fuori il pannello delle radio, della radio. si chiama, scusami, mi hai detto? Allora c'è CHAN 3, Sì. no? CHAN 4 UK LG. Poi c'è uno switch che si chiama FCSB e poi sotto ancora un altro pannellino, CHAN 1, CHAN 2 SD, BRK e Launch Bar, che adesso tante cose non le so nemmeno io, Certo. eh. Quindi. Zeus, Sì. mi è sparito i preferiti, non vi trovo più. Come faccio a Lorea e riprendere? Zeus. Scrivi Lorea e Zeus, vado, c'è la lente di ingrandimento.
serve tutti e tre il training 997, Lorenzo pubblico, pubblico training, numero uno stiamo 1194, cioè è assurdo sto picco qua. E infatti il ping serve, quindi non mi fa entrare. Che ti devo dire? Ma il ping ce l'abbiamo al massimo, per entrare. Non mi fa entrare lui, no. Se io ho fatto ciò, mi dice. You ping is too high. Macello, macello. Quindi non mi fa entrare, non mi fa entrare proprio per niente. Quell'altro mi dice la stessa cosa. Quello sotto mi dice la stessa cosa. Quindi non mi fa entrare. Prova a arrabbiare tutto. E ho riavviato. Ah, la macchina dici? Vabbè, faccio citriollo alt ganch. Siamo. In che senso? Ho detto che ci siamo. Non ho capito, ci sei a fare cosa, Tot? Non è che io ho la palla di vetro e vedo quello che cazzo stai facendo. Ma scusa, ma perché non hai la palla di vetro? Non me l'ha regalata nessuno. Lo devo sapere, perché non c'hai la palla di vetro? Quindi che è successo in pratica? No, ho fatto un reset immediato della. E che cosa è cambiato? Non lo so, adesso vedo, fammi entrare e ti dico. Quindi, cioè, praticamente quello che ha. Ma se vogliamo, ci vogliamo fare una partita a scopa? Già. A briscolo? A 3-7 col morto. Oh, che adesso di questi tempi i morti non mancano, eh? Ah, ma avete visto quello del Pio Albergo Prepulzio? Sì. Prepulzio. Che ha fatto? Ma quanti se ne sono andati? Purtroppo. Per quello che si chiama Prepulzio, che sono nominato così, che hanno fatto una morte del cazzo. Mamma mia, come sei sacra tombale. E basta. Thank you.
cazzo dei bersagli l'hanno messo a cani cattivo. Riprendo il Mirage. Che è meglio. È meglio, è il più bello che c'è. No, no, questo è bello. L'unica cosa, Lo devi studiare. devo impararlo un po' ora, per ora devo imparare, ma devo fare come ho fatto col Mirage. Piano piano, prima decolli, atterraggio, navigazione. Come tutti gli aerei, questi qui Sì. vanno trattati così, non c'è un cazzo da fare. Decollo, poi mi farò un po' di navigazione, strumentale e poi alla fine armamenti e tutto. Tu il Mirage lo conosci bene, Abbastanza. eh? Ce No, l'ho lui è anch'io istruttore e di non l'ho mai Mirage. usato. È istruttore di È Mirage, un Totto. bel aereo, un bel aereo. È istruttore di Mirage. Bene, quando comincerò ad usarlo, Sì. perché adesso sono intrippato questo F-18, capito? Mo perché gli hanno fatto armi medicuccia, capito? Tutto bello caruccio. Di F-16 chi è che se ne intende? No, non ce l'ho. Abbiamo fatto un tutorial, se tu vai nei tutorial c'è stato L'ho F-16. visto, Non c'hai capito un cazzo, secondo l'ho visto. No, non è che non ci ho capito un cazzo. Ma vabbè, voi avete fatto l'accensione, ho me. visto. No, se ci dovrebbe stare pure E quello che se gli riguarda areali. gli armamenti, e devi avere la pazienza di vederlo perché è No, ma io lungo. sono andato a vedere le altre, ho visto anche quelli lì che ha fatto Lorenzo. Sì. Però non lo so, in alcune fasi non mi si accende. Non Come non ti sta succedendo? mi si accendono, ad esempio, quando vado a fare il bombardamento con laser, con gli obiettivi Quello non lo so statici. fare Seguendo il tutorial, però a volte non mi si accende il multifunction display di sinistra, non parte, praticamente non si accende il monitor, non so perché, a volte sì, a volte no. Non so se è un... Sarà una questione di motore, di volo, sì, ma i cosi... La Ci deve essere. strumentazione elettronica ci capisco una minchia. No, vabbè, ma io ho seguito il tutorial di Lorenzo. A volte funziona, a volte no. Mi si accende, poi non riesco a spostare il mirino sull'obiettivo, rimane fermo. Non Ho so, però capito. questo è un problema del modulo. Boh. Può darsi. A volte funziona, a volte no. No, Ma scusa, l'importante è che tu utilizzi la attivi il giusta. Che casco, attivi il visore casco. cazzo c'entra, Totto? No, quello non l'ho attivato, no. No, parlava di mirino, magari No, ma sì. il mirino del display, quello che praticamente utilizza il dispositivo per Ah, ho capito, gli obiettivi a sì. terra, capito? Sì, allora avevo capito male io prima, cioè Display sì. di sinistra, quando attivi quella funzionalità lì, il puntamento col laser, si accende quel display lì. Ho capito, ma devi avere sulla manetta, è un po', non so chi è che ha pilotato la 10C. Sì, ma sulla manetta c'è il tastino quello lì per Esatto, con quello lì lo muovi e vai a ma non prendere. funziona. Invece per Ah, il... non No, funziona proprio. non si sposta. Invece quando uso l'aria per andare a selezionare gli obiettivi sempre sul display, lì funziona. Quindi non è un problema del joystick. No, no. Allora può darsi che è una cosa che ancora non è stata implementata. No, Può darsi. ma ci ha fatto il video Lorenzo, vuol dire che funziona. Ma sai, a volte quando fanno gli aggiornamenti bloccano, sbloccano. Mia, guarda, delle bestemmie che tu non hai idea. Ma E c'è, poi dici, cazzo, ma c'è. sbaglio qualcosa io. Eh sì, ti viene spontaneo. E poi dici, minchia, dici, ma cazzo, ma ho seguito tutta la lettera. L'F-16 e il JF sono due aerei praticamente nuovi e quindi bisognerebbe aspettare finché non li hanno implementati tutti. Tanto. Perché anche guarda che anche l'F-18, l'ultimo aggiornamento, hanno implementato alcune cose che prima non c'erano. Esempio, ieri e l'altro ieri ho provato in tutti i modi, non funzionava. Stasera ho provato e invece si accendeva il display, ma non mi faceva selezionare l'obiettivo. Cioè rimane. Ho detto, cazzo, stasera funziona, proviamo. Niente. Incredibile. È mente una rottura di scatole perché
macelli. Mi piacerebbe imparare a usare anche quello. Ah, piano piano ci arrivi. Io ho capito una cosa sola con questo simulatore: non devi avere fretta. Se c'hai fretta, no, Ma non ho fretta. questo è anche un'altra cosa, ma io parlo in generale. non bisogna prendersi troppi moduli. Cioè io l'FD, Io voglio imparare questo bene. bravo, fai bene, E ho perché capito cosa poi succede. io l'FD18 l'ho preso adesso, che diciamo tra molte virgolette sono abbastanza esperto nel Mirage, perché l'ho studiato un anno abbondante. E ancora tante cose sto ancora studiando, quindi se uno prende troppi moduli all'inizio perché ci parla, perché sono fighi, uno dice comunque No, io ho preso questo qui, è l'unico che ti ho speso capisci di più più, perché dell'uno. l'aereo che mi piace un po' di più. Però Niente Zeus, a fare niente, di no, giro. niente, ma 1200. prova a riavviare, ma No, dimmi. no, Ah, sai quante No, volte è router. l'ho. Prova a spegnerlo e riaccenderlo. Proviamo, Una prova, ma ogni tanto è strano capita. perché il router, io ho fatto la prova di velocità e Tesoro, sai funziona. a quest'ora quante persone si sono collegate? Prova a spegnere e Cos'è che riaccendere dovresti vedere anche se tu nella zona hai altri, non so, i vicini che hanno anche loro dei modem, e il router. se No, siete. ai vicini che ho io ce n'è uno solo Che fa ostruzzo. Però magari. Però no, non è neanche qui, perché loro sono loro e le vacche che hanno in stalla, punto e basta, cioè voglio dire, Ho capito, però se loro a volte, se siete sullo stesso canale, un pochettino vi andate a interferire il segnale. ho capito, ma se la velocità che ho fatto prima, Sì, la ma. prova di velocità mi dà giusto. Vabbè, Vedo perché. prova a spegnerlo un attimo e riaccendo, tanto non ti costa nulla. A volte. È la prima volta che mi dà. Sì, no, ma così alto, appunto c'è qualcosa che non va, quindi magari. Di fare, non so se hai un telefono Android, fare un test sulle frequenze dei canali del modem. C'è un'applicazione apposta che ti fa vedere. Come si chiama quell'applicazione? C'ho un iPhone. Con l'iPhone non lo puoi fare perché non c'è per l'Apple. Io infatti ho usato quello di mio papà che ce l'aveva, gliel'ho installato a lui e ho usato il mio. E infatti con Fastweb avevo problemi. Poi ho chiamato, mi sono un po' rotto le scatole, gli ho detto questa cosa, mi hanno spostato di canale perché il mio vicino, appunto io e lui, andavamo a utilizzare lo stesso canale e ci rompevamo le scatole. Adesso infatti noto che va meglio. Mi sono fatto mettere su un canale più libero, che ci sono 16 canali. Quindi siete tutti, che ne so, sull'uno, ci sono tre reti vicine, sono tutti sullo stesso canale, capisci? Se vogliamo Sì. passare dalla stessa porta, più o meno, il concetto è quello. Si Ma intende. guarda, sai quante telefonate ho fatto io alla Telecom? Va bene quello, figurati. Però magari non è quello, ecco. No, sono venuti qua, sono venuti per carità, vengono anche spesso quando li chiamo, dopo 2 giorni sono qua, il tecnico è qua, mi conosce, è anche un ingegnere quel tecnico lì, non so, non capisco. Però la questione è che io ho 1,5 km di cavo doppino, Ah, ho capito. quindi è una cosa abbastanza grossa, quindi non è che ho la cabina a Vicino, 50 capito. metri, capito? Ho capito. Quindi è Beh, quello. certo, quello anche influisce. E loro mi hanno già cambiato tutto il cavo interno, però il cavo esterno, che hanno rivelato dei nodi, cavo esterno non me lo vogliono cambiare, perché cambiare 1,5 km di cavo esterno per loro Beh, insomma. hai capito? Ma tanto se cambio operatore sempre da quel cavo passa. Guarda, non cambio più operatore perché sono andato con la Fastweb una volta e No, no, per dirti, ci ho litigato che è di brutto pure. per dirti che anche se cambio operatore Sì, sempre qualsiasi, da si trova quel sicuramente. cavo lì. Sempre L'unica che la TIM, la Telecom, fa quel servizio TVR, qualcosa del genere, che praticamente ti dà
50 mega di linea. Io ho fatto la prova qua e arriva anche a 60 mega a volte in wifi, solo che però non te la dai illimitata. La fa strapagare magari. No, costa anche meno. Detto fra, mi costerebbe meno, solo che praticamente non te la dai illimitata. Ma se tu fai una cosa del genere, come facciamo noi qui sui simulatori di volo, ma sai quanta banda ti tira giù? Lo so. Cioè, se non me la danno illimitata, che cazzo me ne faccio? Niente, faccio due giri di aereo, poi ho finito la banda. Non ho capito. Ma hai capito? Allora no, manco ci provo a chiamarli, perché non. E l'altro è Elio, si chiama Elio l'altro. È quella nuova, se non erro. Quella lì nuova. Loro ti garantiscono il minimo 30 mega. Te lo garantisco. Com'è il tuo canale Twitch? Io? Sì. 30 mega è già buono. Zeus Nero, sì, 68. Sì. Zeus Nero. Però 30 mega illimitato, cioè illimitato praticamente. Solo che questa zona l'ho vista poco coperta. E ho parlato con alcuni che ce l'hanno in zona e hanno dei problemi. A 4, sì. Perché a volte si disconnette da solo, non ora che ti riconnetti un casino. Minchia. E allora che facciamo? Non sto neanche lì a rompermi troppo le balle. Giuliano Zipitti. Dai, riavvio il router, vediamo. No. Arrivo fra 2 minuti 3. Roger. Adesso riprovo, se non so che cazzo fare. Perché sulla strada l'abbia un piglio così alto. Non so che cazzo fare, se no. Provare a usare sti cazzo di. C'è proprio spazio. Poi tra l'altro io ho visto sul manuale, però degli armamenti non parla, cioè dei tipi di missili non ti spiega. Ti dice niente. A cosa servono? No, perché ho fatto una ricerca, non... mi sono letto tutte 190 le pagine del manuale, ma di queste cose non ne parlo. Dove cazzo si trovano queste informazioni? Boh. Hai provato a guardare i video di Lorenzo? Sì, io ho provato per un bel po' a guardare. Sono tutti in inglese gli altri. Sì. Non conosci bene l'inglese, perché? Perché ce ne sono tanti in inglese, certo. Ce ne sono molti di più in inglese che non in. Sì. Mi dicevi, scusa, per quale aereo, F-16? Sì. E adesso. Perché un buon canale che fa parecchi tutorial è Green Reapers, però. Ne ho guardati un casino. Se no, no, sapevo, cioè ho visto quelli di Lorenzo Stati Uniti, che anche Memo Strike. Sì, ma ho visto anche quelli. Lui fra un po' dovrebbe anche sulla 16. Ho fatto un video. Proverò a riguardarne un po', vediamo un po'.
Io con quelli dei Green Reapers mi sono... perché anch'io ho tutto in inglese. Mi sono passato. Fortunatamente mi sono abbastanza bene. Passato quasi 2 settimane a leggermi il manuale, guardarmi video, cose, prima di metterle in pratica, ovviamente. Il manuale lo scarichi direttamente quando scarichi l'aereo? Che cosa? Il manuale Eh dell'aereo? sì, me l'ho scaricato. Dove? Io l'ho scaricato e me lo sono anche tradotto in italiano, se per quello. Sì, lo so. Perché c'è un sito che te lo fa. Devi fare diversi passaggi, ma arrivi all'obiettivo. Devi scaricare PDF a Samba. Eh? PDF Sam Basic. Cos'è, un programmino? Sì, è quello che ti divide in 10 mega i file grossi, no? Perché sai che Ah, la vabbè, ma PDF. sì, ma quello lo so fare, sì, ma sì, ce l'ho un affare di quel tipo, ma io lo faccio online. No, no, c'è proprio il programma che te lo fa. Te lo scarichi, te lo metti su. Ah sì, ma c'è anche. Sì, ma ce l'ho quel programmino lì. C'ho anche, come si chiama, adesso non mi ricordo come si chiama, PDF, un altro, comunque un altro utility che lo fa. Se non vuoi utilizzare quella online. Sì, perché più di 10 mega non traduce, però. Lo so. Ragazzi, non c'è niente da fare. Niente. Ah. 1287, 1130, 1380. Ma non solo i vostri, Sì, tutti, tutti. anche gli altri, cioè, superano i 1000. Uno, ce n'è uno da 246 che è uno ADCS server. Già 246 anche tantino. Vedi, non funziona. Non vorrei che non funzioni. Non funziona quando c'ho le armi. Vedi, adesso Ma non si accende. 75 airborne, 75 ping, 77 airborne division mission server causa training. Non so manco che cazzo è. Adesso vedi che si accende, vedi. Sto grandissimo bastardo. Niente, stasera non mi... Niente, stasera Ha non... deciso che non te lo fa giocare. Stasera Che è la cazzo tua è? serata. Che devo fare? È la prima volta che succede, è mai successo. È possibile che se hai armamenti misti non te lo. Boh, non so. Minchia, Ma non lo fa lontanissimi. entrare proprio nel server, E no, forse. perché al ping a 1500. Di solito l'aereo, quando tu selezioni tutti i tuoi armamenti, dai l'ok di tutto. E in memoria, in base all'armamento che tu stai scegliendo, non Sono dovrebbe atterrato dire su una stradina. invece poco fa, mezz'oretta fa che ho provato, mi si accendeva, adesso non mi si accende proprio. Mi dice TGP off. 183 si è abbassato. 183 è Guarda importantissimo. che grandissimo Aspetta. bastardo. Minchia che nervoso che mi fa. Perché mi fa sta roba? Always allow. Dà un fastidio sta cosa. Mo' rivengo. Non ho idea. Passo una cazzata. Tutto di un colpo si è abbassato a 183. 183, come mai? Vai a capire tu, misteri della fede. Volevo Della dire, figlia. ecco, volevo dire quello, ma dopo mi sono trattenuto. Forse non avevo attivato quello.
che poi non ho acceso il, ma porca puttana, non ho acceso, che non mi si accende il trackier, non funziona bene. Ma vai a fanculo, mi tocca uscire e rientrare per via del trackier. Ah, ecco perché non si accendeva, adesso ho capito cosa è successo. Ma no, c'è un interruttorino che se non lo schiaccio, se non lo tiri su, probabilmente non funziona. Però siamo sempre là. Sulla plancia di destra, sì, dell'F16. Dell'F16 stai parlando. Sì, Mois, ci sei ancora? Però il problema è che lui rimane morto lì. Non mi fa vedere assolutamente, non si sposta, non fa un cazzo. Guarda il manuale, te lo dirà, no? Guardate. Gli armamenti, il manuale dell'F-16. Ma guarda, nel manuale degli armamenti me lo sono letto, ma non parla neanche dei missili, di tipologie di bombe, niente. Cioè, se io volessi sapere cos'è quel tipo di missile lì... No, allora, per fare questo, andare in DCS, quello delle, quello che ti danno, quello degli utenti, quello che ti danno tutto, no? C'è, tu clicca proprio inglese F16 versione 2.5 e ti esce fuori tutta una serie di cose degli F16, tra cui anche aspetta, che mi segno dove, scusami, dove hai detto? Allora, tu vai su DCS, sai che ci sono, ecco, c'è anche quelli, c'è la parte dove mettono le skin, dove mettono le mod, hai capito? Vado a vedere un secondo, visto che ci siamo. DCS, questo è il sito ufficiale. Esatto, lì dentro. Scrivo F16. Allora, sei entrato nella pagina dove danno le skin degli aerei, le mod degli aerei, i controlli, perché ti danno anche i controlli, cioè per settare i joystick, eccetera. Ma non ho capito, ma cos'è, nel forum? Dove che dici tu? No, non è un forum, aspetta che lascio finire qua, che dopo... Sì, no, ma ci sono limitazioni. Arrivo, te lo faccio vedere. Ma scrivere F16, vediamo cosa tira fuori. Io ho già guardato qualcosa, ma F16, Touch Portal... Lontanissimi sti bersagli. Siamo in italiano. Italiano non c'è niente. No, ho messo tutto il traduttore, perché c'ho il traduttore simultaneo. Ho voluto mettere tutto. Ma che, su Google? No, sul sito di DCS. Sì, io c'ho il traduttore simultaneo su Google. Ma va bene anche Google. Su Chrome, me lo fai in automatico. Sì, Chrome, sì. Sì. Se voglio... Ma queste qui sono tutte... Ci sono due pagine che ti danno praticamente tutte le bombe degli F-16, dell'F-16. Io ce l'ho e devo averlo stampato da qualche parte. Allora, vediamo un po', qui ci sono tutte skin, aspetta che adesso devo guardare il cazzabubblo qua. Livree, qui si parla più di livree che non no, di... No, c'è tutto. Non ci sono solo le livree, c'è tutto. Guarda, entro io ti faccio vedere. Non c'è solo le livree, c'è proprio tutto. Allora, se trovo la pagina, perché... Perché non l'hanno messo nel manuale ufficiale? Non ho capito, gli faceva schifo.
Ma perché sono cose che fanno, cioè, in pratica i russi sono così, ok? Loro mettono le mod in tutti i giochi e dopo lasciano fare a quelli che ci vanno dentro a fare le situazioni, capito? Macello, macello. Tu prendi un modulo, cioè tirano un manuale, dovrebbero esserci queste cose dentro. Io devo andare a cercare, diventare scemo. Allora user file, quando sei da Loan sulla pagina c'è scritto user file, user file, devi cliccare quella pagina, poi c'è il tipo, file tipo, allora metti allora io sono su DCS, giusto? Allora DCS c'è home, new, product, download, shop, esatto. Oh, vai in download e vai sotto l'ultima, c'è user file, ok, poi metti mod oppure metti missione, multiple missioni, campaign, track, screenshot, allora metti document, ok, poi il linguaggio, fai inglese, non mettere altri linguaggi perché ti dà niente, poi vai a un unit che è praticamente scelgo l'aereo F-16C, metà tutti, ordina per i più noi che filtra. E mettici anche per l'elemento, cioè praticamente nell'altra, no, il game a sinistra, metti 2.5. Dove hai detto, scusami, 2.5? Dove c'è type, file type, game, linguaggio, no? Game 2.5, DCS 2.5? Eh sì, perché è la versione, è la versione beta, no? La 2.5. Ah, ok, Word 2.5, DCS Word 2.5. Vediamo un attimo. Scheda dati di missione. Guida in volo. F-16. Ma c'è solo una pagina, mi dà queste tre porcherie, boh. Allora, nella guida, nel fly guida dovrebbe esserci anche l'armamento, se non vado errato, e questo invece è il mission data card. Qui ti insegnano questo mission data card, praticamente se tu lo apri tu vedi, no, che hai una scheda che è quella che usano poi i piloti, e tu la riempi perché è vuota, tu la riempi e metti, non so, la missione che devi, non so, devi andare in un certo punto per genere, le sì, coordinate, il TACA. Questo c'è. Sì, questo c'è, sì. Però poi non c'è niente, ci sono solo queste tre cose e basta. Aspetta un attimo, aspetta. Vediamo un po' se trova single miss. Mod, vediamo un po'. Scegli la mod, ci sono 7-4 diverse livree della cabina di pilotaggio. Ci sono. Ad esempio qua ci sono queste skin, vedi, qui ci sono le skin, tutta la parte delle skin. Quante ce n'è di skin, porca miseria, ce n'è un casino. Screenshot di video, vediamo un po' come video cosa c'è. Non c'è niente.
utilità. Ma non riesco a trovare il mio foglio delle bombe, degli armamenti. Dove cazzo li ho messi? Cazzo, sì. Esercizi di manovra. Oh, immagini della cabina di pilotaggio. Vabbè, grazie. Elenco dei controlli OTAS. Hai trovato qualcosa di interessante? Tabelle delle ginocchia. Ah, quelle velocità di decollo, vabbè. Queste qui, sì, ma sugli armamenti, zero. Tutti i controlli OTAS dell'FCI. Questo potrebbe essere interessante. Sì, quello dei controlli OTAS li ho stabilizzati anch'io in quel modo, Però ti mette praticamente tutto il controllo, i controlli del 2 FMD dell'aereo. Questo è un JPEG, ti fa vedere come sono settati, secondo me, sta roba qua. Come sono settati i tasti di manetta e stick. Ma queste ci sono anche sul manuale. Queste ci sono anche sul manuale. La scheda missione. Non so cosa possa servire, vediamo un attimo. Beh, gli armamenti te li dà qua, in questa pagina qui, perché non te li dà? Beh, non so, io non vedo niente relativo. No, guarda. Sul flight guide. Il primo dei tre F16C in flight guide a pagina, una pagina, allora dove c'è la pagina del FLIR e i CHAF. Sì, ma sei andato sempre su document, file type document. Esatto, qui ti dà degli armamenti F16, ma che non ho sbagliato aereo. F16C Game DCS2. Linguaggio inglese. Oh, mi dà solo queste cose qua. Non so come mai a te ti dà anche quelle. Allora, c'è una sola pagina. E ti dice F16G BL50 Hard Point. No, a me non me le dice. Ma come no? È lo stesso file che ho tirato giù io. Allora, io ho selezionato documento F16G, la versione 2.5 e linguaggio inglese. Ok. E sei andato sulla quella lì che ha tre appena, giusto? Hai messo anche 2.5? Sì. Ok. E ti dà tre voci. F16C in fly quid. No, non me lo dà. Come non te lo dà? Non me lo dà. Non mi credi. Mi dà solo F16C. Allora. Non so perché. F14 Tomcat, I16 F16C. Perché è la checklist, questo qui
è il manuale della checklist. Ascolta, come faccio a passartelo questo file? Non so, puoi mandargli un messaggio privato in chat. Aspetta, sì. Tu sei? Vale 26. 20, messaggio. Vediamo se te lo, riesco a mandare. Che è piccolissimo, eh. Okay. No, ma non me lo, non so come mai a me non me lo fa vedere. Te l'ho mandato. Ah, grazie. Aprilo e tu, allora, lo apri e la c'è tutta una serie di voci, ok? Vai in fondo, passato tutta quella serie di voci e costumizzi program, contromisure program, cioè le contromisure di Word. Dopo le contromisure c'è, la parte l'armamento e lo ingrandisci e vedi cosa, il pod, come si chiama, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso me lo guardo per bene. Lo converto in PDF e me lo guardo. Ah, eccole qua. Ti dà tutte le coordinate, ti dà anche la, l'ILS. Le coordinate dei vari aeroporti. Vedi? Sì, lo vedo. Quindi se tu ce l'hai sotto mano, questo qua è un'ottima cosa, eh. E in mezzo vedi che ci sono gli abituar, IM9 missile, advanced BVR missile e BVR missile. Cioè, sì. non è che ne uso tanti, eh. Gli do un'occhiata. No, ho capito, però se uno non sa cosa sono. Poi le bombe c'hanno le solite MK82, le 84. Sì. Adesso guarda. Con la loro simbologia, che è quella che poi vedi sull'MFD di sinistra, questa simbologia qua. Altezza piedi, master arm. Ma queste sono le procedure da seguire. Ah, ok, sì, questi qui sono tutti i passi da seguire, in poche parole. Esatto. Ok. Vediamo un po'. Ci darò un'occhiata. Vedi com'è, ing track bomb delivery, quindi AS speed 400 eccetera, master arm on, mode switch air to GND bomb mode CCIP. Sì, e vai avanti e ti dice quello che l'elicottero, l'elicottero non ti piace? Sì. Sì, questo qui è. Non è male, dai. Sto cercando. No, c'è qualcosa in più, per carità. Sulla porta aerea. E io torno alla base. Sì. Vediamo un po'. Studierò un pochettino, vediamo un po'. L'altro manuale invece, l'altro, il keyboard. Ti dà come selezionare sulla tastiera tutto quello che ti serve. Sì. Allora, dov'è? Okay, boh. Se vuoi anche questo. Ah, ecco qui. Anche tutta la fase di accensione. C'è l'allineamento, vedi, questa qui è la fase di accensione. Neanche male, neanche questa, eh. No, infatti sono tutte le procedure qua. Allora, prima muovi la manetta,
in avanti. Sì, arriva al 20%, poi... Sì, sì. Altimetro, luci, TGP. A 11 l'angolo d'attacco, 11. Ti dà anche per atterrare, visto? Sì, 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 infatti stavo guardando quello. Come, sì, sì. Come devi atterrare bene la velocità. L'angolo d'attacco, tutto. Sì. Ma secondo me è con il manualino è fatto bene. Sì, sì, sì. 10 gradi di pitch. Questo che cos'è questo? Ah, per il rifornimento. Fatta proprio bene stamattina. Bombing me modes. Masterà TGP Power Switch, grazie. Laser PGP, ok. PGP code, va bene. Ah, forse non ho inserito poi. DMS da, che è questo. Adesso ci proverò. Comunque è già qualcosa in più, un bel qualcosa in più, In più ti dice anche quando sei a regime vuoto il take off speed, cioè ti dice a 20.182, 128, scusa, 128 il decollo. Se poi vai su col peso ti dice quando c'hai a 45.202 il collo. Sì, quindi ti dà le varie. Sì, sì. Allora, rotazione a 15 knot. No, no, è già un qualcosa, però sulle armi... Sulle armi, se trovo quella pagina lì, dopo mi ricordo anche dove l'ho pescata. Comunque qua ti spiega come attivare la modalità per bombardare. Se non sbaglio. Ma queste cose le faccio tutte. Queste qui le faccio tutte. Questo qui lo trasformo in PDF perché potrebbe. È stato fatto in Word, quindi si può anche modificare questo volendo. Esporta PDF. 339. Vediamo un po'. Ok, questo l'ha esportato. Già esportato, quindi adesso io posso caricarmelo già l'F16. Oh, manuali volo, aspetta un attimo, vediamo F18 taglio, lo metto qui 17. Ma dove cazzo è il 16?
Madorca puttana. Incredibile. Incredibile. Aspetta che l'ho trovato, eh. Ma tranquillo, tanto. No, vediamo se c'è l'armamento, perché in questo qui, che è proprio dell'F16. Perché questo qui? Io te lo passo questo qua. È in inglese, te lo macini in italiano. Sì, sì. Aspetta, non è un problema quello. Voglio vedere dove sono gli armamenti. Il problema qui è che non trovo più il mio manuale in italiano dell'F16, cosa che mi fa incazzare. Non so se parliamo dello stesso manuale. Io ce l'ho preso, qui non so. Che cazzo. Quante pagine sono? Te lo ricordi? Che cosa? Manuale? Ah, sono 206. Allora parliamo dello stesso manuale. 205-206, sì. Veramente. Quindi dovresti avercelo. Però qui non c'è l'armamento, quindi non è questo, io sono sicuro. Tengo da una parte, cioè. Ma che cazzo me l'ha messo qui? Zeus? Sì. C'ho pure il manuale del 190 LD. Sempre in inglese? Sì, però te lo puoi fare in italiano. Lo vuoi il manuale? No, vabbè, il 190 lo conosco a memoria. Se ti interessa. Ce l'ho. È mio di già il 190. Queste sì che sono belle, se ti piacciono. Vuoi vedere uno che si costruisce le foto di chi si costruisce lo stick tutto tipo come l'F16? Che senso se lo costruisce? Se lo costruisce, c'ho le foto. Poi mandale, Dan. Sono cos'è? Questa qua. Questa.
Notas, quello della condivisi con me. Questa è la cabina di comando. Questa qui è tutta costruita, l'F-16. Sì, questo qui è. No, parlavo tra me e me, questo qui è il file che stavo cercando adesso. Mail. Comunque ragazzi, c'è gente che si fa di quei cockpit che sono esattamente una riproduzione reale della. Cioè se li fanno loro. Sì. Devi essere bravo e devi avere un po' di soldi e spazio parecchio. Ecco, io c'ho lo spazio, ce l'ho, soldi non tanti, perché non sono uno di quelli, capito? Però non sono un elettronico e quindi quello è così. No, posso, ecco, quello di costruire sì, perché sono metalmeccanico, quindi i disegni li conosco, ma non sono un elettronico, quindi quando si parla di elementi elettronici. Ma questi qui se li saranno fatti con la stampante 3D? Alcuni sì, alcuni usano la 3D, se li costruiscono. Però vedi il pezzo per il Joy, per lo stick, lo vedi, no? Come è stato fatto? La manetta. No, la manetta è una cosa. La manetta a parte. Ah. La manetta hanno smontato un joystick, quello dell'Otas, quello che si vendevano un tempo, no? L'ha smontato tutto, ha rifatto tutta la manetta. L'ultima foto che mi hai mandato, dici? Esatto. Ha rifatto tutto con la manetta, però se tu guardalo lo stick, vedi che è proprio fatto. Sì, sì. Inserire la se l'è fatto, se l'è fatto proprio uguale, guarda che roba. Uguale se l'è fatto. Anche questo è un pazzo, guarda che roba. Cioè se è fatto la ma io se vi trovo guarda che roba. Se vi trovo il sito di un russo che si è fatto l'F-16, ma dovete vedere che cosa ha fatto quella persona lì. La roba fuori di testa. C'era anche un altro che aveva fatto un cockpit identico del K50 dell'elicottero. Ah sì, quello è il K50, poi che entra dentro nel modulo praticamente con il casco, i guanti, sì. La tuta. La tuta di volo. Cioè, ma sei a casa tipo che. Ben infatti, cioè no, quello. Ma c'è troppo vento. È una cosa un po' troppo estrema, nel senso. No, quello della 10, quello che ha la 10, la 10C, ha fatto con due videoproiettori, ha fatto una cosa meravigliosa. Cioè veramente ha costruito tutto il cockpit della 10 vero, proprio vero. Cioè, qualcosa di eccezionale. Sì, ci sono quelli, ci sono, però ragazzi, cioè. Ma sì. Cioè io quando ho cominciato volevo farmelo anch'io, mi ho detto ma siamo matti, io ho bisogno di un secondo monitor, visto che con Elios. Ah, ma lo devi fare come hobby, come passatempo. Ecco, tu usi Elios. Sì, io uso Elios. Ecco. Quindi allora te ne intendi. Sì, no, io lo uso da parecchio ormai.
sennò diventi scemo a guardare tutti questi MFD da... si possono mettere sul secondo monitor. Sì, però allora F16, F18, A10, F15, Mirage, anche il Mirage si può fare. E poi aspetta che altro. Ah, l'Harrier. Sì. Il K50, beh, il K50, il monitor del K50, il secondo monitor è fantastico. È fantastico, cioè dir poco. Hai tutto lì davanti, non devi spostare niente. L'L39, il Mi-8, l'elicottero, poi il MiG-21, il MiG-20, il MiG-21bis, il P-51, anche il Su-33. Questi qui è difficile farlo, mi stai dicendo? No, il 16 ce l'ho, il 16, eh. Si può fare il doppio, metterlo su un altro monitor? Sì, tranquillo, puoi farlo. Allora, per esempio, se non hai il touch... No, questo qui allora, non è. Puoi prendere un monitor normale. Ci sentiamo domani. Ciao! Ciao, buonanotte. Se non hai il touch, puoi prendere il monitor 22, quello che hai. Male, no? Usi comunque il joystick, cioè usi comunque il mouse. Vabbè, però già. Però c'hai tutto lì. Anzi, devi andare a cervellare a guardare e ingrandire nel cockpit. Esatto. No, beh, se. Allora. Compratevi l'Oculus! Tu dimmi, ma l'Oculus adesso non è ancora perfetto. Come no? No, perché non. Dopo un po' che lo usi ti vieni fuori con un mal di testa pazzesco. Però sul secondo monitor è anche bello, cioè nel senso c'hai tutto lì comodo, fisso. Allora, l'F16 ti dico, l'F16 c'hai l'ICP, bello grande, i due schermi. Quello mi interessa. Allora, i due schermi destra e sinistra esattamente sono grandi come il Cougar, cioè come gli schermi reali. Quindi sono grandi esatti. Hai l'altimetro, l'orizzonte artificiale, praticamente hai tutto. Il secondo orizzonte, poi c'hai l'FTIT, il NOS, c'hai l'RN. L'HSI? L'HSI ce l'hai lì davanti. Ok. Ok, c'hai la manetta per il fuel, c'hai il carrello subito lì davanti, ti attacca, alzi subito tutto. Bello. Master arm, hai tutto il master arm, hai il launch, mod, test, hai tutto lì. Bello. Il TAD lì davanti, bello grande, che lo vedi benissimo. Ecco, bisogna solo capire come impostarlo, perché io... No, non devi impostare niente, allora se... vuoi sapere tutto? Boh, allora te lo faccio subito. Dopo tu non fai altro che scaricare quello che ti dico e poi ti do. No, Helios ce l'ho già installato, se non me l'avevo già installato. Allora, ce l'hai già installato? Ho già installato Helios, okay. Sì. Hai installato anche Helios Center. Si avvia Helios. Hai installato OVGame? PVR, mi compare quel quadratino lì, tu schiacci start e dovrebbero comparire. Allora, se non avendo niente, giustamente. Adesso ti faccio vedere tutto subito, guarda. Un attimo, segui quello che ti dico, lo fai non in un attimo, di più, mezzo attimo. Perché l'altro monitor ce l'ho, solo che questo qui, come cazzo, che attacco c'ha? Mi sembra che c'ha l'HDMI, vediamo se c'è. Se riesco a collegarlo col VGA, chi se ne fotte. Perché la mia scheda video c'ha solo un attacco. Ah, c'è l'uscita. C'è anche il DU. C'è anche la DU. Allora, se i monitor devono essere di uguale risoluzione, se ce li hai. Se hai un 1920x1080, il secondo monitor ti consiglio un 1920x1080. Allora, guarda, io ho collegato il PC al mio televisore da 42 pollici. Ma
la risoluzione cos'è? La risoluzione... E vai a vedere sul... fai clic sul tasto destro sulla impostazioni schermo e te lo dice. Adesso te lo dico subito, ma ho messo... dice scelta consigliata e vedi il primo schermo. L'hanno fatta mettere i ragazzi l'altro giorno, ma l'hanno fatto modificare perché... Allora... Cosa fa adesso? Ah, ecco qua. Ah, le impostazioni schermo. 1024x1048, cioè. Quindi... Bello, perché è bella grossa. E anche sulla scheda grafica mi sembra che ho quelle impostazioni là. Quindi quando tu userai, allora ti faccio vedere una cosa, vai su DCS per farti capire, no? DCS. Vai, no, no, non su DCS, DCS, vai sul C, computer, ah, installato. Dove l'hai installato? Programmi, Google Dynamic, Open Beta. Open Beta, ok. Allora, vai nel config, vedi la prima linea, config. Ok. Ah. Monitor setup, vedi? Config monitor setup, sì. Ok. E tu hai poca roba, no? Tre qua. Io invece ho il monitor per la 10, l'F15. Sono 16. 10 file. Ecco, io ne ho molte di più. Vabbè. L'F16 ha il monitor, perché tu quando usi l'F16 devi metterci il monitor dell'F16. Ah, lo devi andare a mettere in questa cartella. In quella cartella lì, e poi dopo quando tu parti ovviamente e vuoi utilizzare l'F16 devi impostare dentro nel menu monitor F16, altrimenti tu vedi le cose che tu dici nel menu di DCS delle impostazioni, esatto. Tu e poi dopo ritorni poi dopo al monitor che vuoi tu, ma intanto devi mettere lì. Allora il monitor, io ti carico, faccio vedere il mio monitor come è impostato. Sì, grazie, sarebbe d'aiuto, visto che sarebbe comodo avercelo. Ma aspetta. Ah, figurati. Ok, se te lo passo me lo porta via. Qui. Questo lo chiudo un secondo, perché se no. Allora. Chiudiamo qui. Questo qui è il monitor dell'F16. Ah, mi ha mandato il messaggio, aspetta un secondo. Sì. Vado a vedere che bella roba. Se tu lo apri, tu vedi che è un file script di poche cose, però ci sono quello che tu devi vedere. Ah, ok, un file sempre Lua. È un file Lua, ovviamente. Però vedi il center, vedi che c'è 1920x1080, 16.9. Ah, sono andato a vedere, ok. Ok. 1920x1080, ok. Ok, tu non dovrai mettere 1920x1080, dovrai mettere la risoluzione del tuo monitor. Ma di questo principale o dell'altro? Del principale, perché io metto il principale. Ma poi ti compare sul monitor principale sta cosa? No, no, assolutamente, perché Helios, quando io ti... Dopo ti faccio mettere tutto il cammino apposta. Ah, ho capito. Helios cosa fa? Lui porta... sul secondo monitor tutto quanto. Ah, ho capito. E dopo ti dico cosa devi fare con Helios. Okay. Quindi io qui devo mettere la risoluzione, però se non devi mettere la risoluzione del monitor su cui lui va a puntare questa roba, no? No, assolutamente, tu devi mettere la risoluzione del monitor principale. Ah, ok, ho capito. Perché il mio monitor principale, che è un 40 pollici, è 1920x1080. Quindi ho messo, se l'avessi fatto più alto avrei messo più alto, 1400 rotti o 1700, sì. Cioè, capito? Però 1920x1080 va benissimo. Ma impostazioni schermo, loro mi hanno fatto cambiare queste impostazioni, quindi se devo mettere quelle, quale? Queste qui che leggo schermo 1824x1048. È il tuo schermo, metterai 1824x1048. Ok. Su quello lì, per 16 noni, perché è un 16 noni, giusto? Sì, beh certo. Ok. Sì. E dopo tutto il resto che vedi, vai a left MFCD, vedi che c'è X,
Ah, left, ok, sì, sì. Vedi che c'è X e Y, che sono verticale e orizzontale. Esatto. Allora, vedi che c'è un numero. Probabilmente questi numeri tu li dovrai cambiare. Ah, tipo 2195. Sì, però dopo ti dico anche come fare a cambiarli. Sì, sì. Mm-hmm. Non è un problema. Ti dico come fare a cambiarli, cosa devi fare. Però, perché per ogni schermo... allora, se tu avessi un 1920x1080 useresti questa cosa qua e sei a posto. Vabbè, posso cambiarla la risoluzione, non è un problema. Bisogna vedere se tu magari perdi dei frame eccetera, cioè se vedi bene con 1920x1080 non vedo per quale motivo non lo puoi mettere. L'hanno fatto cambiare i ragazzi l'altro giorno perché mi hanno detto ma tu c'è la scheda video, puoi sfruttarla al meglio. Mi hanno fatto No, ho capito, però c'è anche il fattore che la scheda video lavora parecchio e a volte magari sul frame potrebbe incastrarsi un attimino. Cioè, non c'entra niente, cioè, puoi anche mettere la risoluzione, basta che la scrivi lì e lui va con quella risoluzione. Okay. Il secondo monitor, se ce l'hai di uguale risoluzione, ok, se non ce l'hai di uguale risoluzione vedrai un po' malino, non vedrai proprio. No, questo qui è un monitor più piccolo, non so da quanto cazzi di pollici è questo. No, i pollici non contano, è la risoluzione che conta. Tu mi puoi mettere anche un 10 pollici, insomma, che ha una risoluzione alta, va benissimo. Poi ti devi spaccare gli occhi per vedere e un altro paio di maniche, capito? No, adesso questo qui ce l'ho da pochissimo, sto monitor piccolino. E quant'è? Un 15? Aspetta un secondo, te lo dico su. Pare che sia un 4. Se non sbaglio c'è scritto 24. Allora, 24 pollici, cazzo, il mio touch è un 21,5. 15 è quello del portatile, no, questo è più grosso. No, è più grosso, questo sarà un 24 almeno. Il mio touch è un 21,5. 24. Adesso ti faccio vedere la mia postazione, vediamo se riesco a trovarla. Io me le perdo sempre. Allora, guarda la mia postazione. Questo è un 24 pollici. 24 pollici. Oh, qui stavo facendo le prove del cockpit dell'F16 sul secondo monitor. Questo qui è un 24 pollici e ha... è un 1920x1080. Qui la risoluzione non lo dice, però 1920x1080 massimo risoluzione, esatto. Quindi va benissimo. Allora, se non vuoi aver problemi, ti porti tutto a 1920x1080 e non hai più problemi. Perderai qualche frame, ma chi li vede quei frame lì? La scheda video riposa e tu sei a posto, ok? Poi i due schermi li puoi mettere in linea, uno di fianco all'altro. Sì, se tu dici se io con la risoluzione lì non devo cambiare nulla, però non vorrei chiedere se no niente, cioè tu hai quella risoluzione lì e l'altro 1920x1080. Il primo schermo fa quella risoluzione, il secondo schermo va con 1920x1080. Vabbè, allora solo così. Hai visto la mia postazione? No, adesso vado a vederla subito. Ah, minchia, che bella! Questa è la mia postazione. Io ho un monitor più o meno così, un po' più piccolino forse. Sì, questa grandezza qua. Minchia, sei messo... insomma... ti sei messo il monitor là in mezzo, ok. Questo cos'è, la 10? No, l'F16. Ah, questo è l'F16.
vedi che come è uscito ho subito lavorato al cockpit. Se vedi che la prima foto la vedi 2MFD? Sì, la vedo. All'interno, vedi? Ecco. Sì, è bello. Ecco, però quello che ti faccio scaricare l'ha fatto un'altra persona e funziona tutto egregiamente, quindi non sono neanche stato lì a sbattermi a fare. Claro, capito. Hai capito. E quindi questo qui poi sta facendo la console di destra e di sinistra. Adesso tu hai solo la console di centro dell'F16. L'F18 è completo. Tutto con pazienza. Console destra, sinistra, radio, mica radio, tutto. L'F16 invece ha solo la console centrale. Quindi va bene, perché è quello che ti serve. Quindi mi stai dicendo che in base all'aereo che vai a utilizzare puoi usare, basta che carichi questi file e basta, tu carichi il monitor e lui automaticamente ti fa vedere quel monitor di quell'aereo lì. E tu, se tu per esempio fai la giornata con l'F16, metti il tuo monitor F16 eccetera. Okay. Ovviamente devi caricarti il programma che ce l'hai già, mai detto, giusto? Helios, okay. Sì, l'ho già installato. Helios sì, però devi caricarti un altro programma che si chiama OVGME. Vado a trovarlo, vediamo un po'. Aspetta. È sempre di. Sì, però di... ti do io società. Il link. Come mai ci va anche quest'altro software aggiuntivo? Questo programma aggiuntivo qua serve a una cosa. Quando tu fai gli aggiornamenti, ok? Cosa succede? Che DCS va a sovrascrivere i file che tu hai messo, perché è una mod, giusto? Ho capito. Cosa fa questo programma qui? Cancella quello che avevi. No, disattivi quando prima di fare il caricamento dell'aggiornamento, cosa fai? Disattivi la mod con quel programma senza a fare niente. Tu le disattivi, fai l'aggiornamento, una volta fatto l'aggiornamento riattivi e così non devi caricare più niente e tu ti ritrovi sempre il cockpit attivo. Ah, perché sennò tutte le volte ti fa... Sennò tutte le volte devi entrare dentro nel programma DCS, caricare non il file del monitor, caricare gli altri file che servono per vedere poi, che per far funzionare tutto l'ambaradan, se no non funziona. Quindi invece quel programma cosa fa? Non lo devi più fare. Per esempio l'RVR, se tu non lo, quando fai l'aggiornamento non lo vedi più, perché lui ha sovrascritto quello che tu gli hai detto di fare. Invece quel programma lì cosa fa? Tu lo disattivi gli aggiornamenti, disattivi tutto, no? La mod. Quando hai finito l'aggiornamento lo riattivi e lui automaticamente lo scrive. Basta. E tu non devi fare. È roba di 2 minuti, cioè proprio velocissimo. Vedi. Non è che sono nato imparato io, ho imparato anch'io. No, ci mancherebbe. Io neanche un mese, no vabbè, quant'è che c'ho? Ci sto giocando. Stasera però, dopo io vado a letto, ragazzi, perché se ci sei domani ti faccio fare. Ma sì, ma sei tranquillo. No, intanto tu devi intanto installare il secondo monitor. Infatti sì, lo collego col cavo VGA, che me ne frega. Sfrutto la porta VGA e boh. Ci collego il secondo monitor. Per solito mi fa andare. Però almeno così. Ma cioè, lo metti davanti il secondo? No, io ce l'ho subito qui di fianco, subito in basso a sinistra. Ah, ma ti va bene così? Sì. E averlo anteriore è sempre meglio. Però... è subito qui vicino a me, cioè proprio... sono vicinissimo.
io ti passo, devi cliccare anvi.it. Ah, su sull'anvi, su anvi, metti sul browser, fai anvi. Ok. Aeronautica militare virtuale italiana? Sì, questi sono un altro gruppo. Allora, nella prima pagina. Ok, sono sulla pagina. Nella prima pagina, vedi quello che c'è da scaricare. Caccia la miseria, perché cazzo. In download forse? Cockpit. No, allora c'è proprio Ajmi Track OVG. Ah. C'è scritto OVGME AMBI. Anzi, se tu cerchi su Google, no? OVGME Otranto, Verona, Genova, Milano, Empoli AMBI, ti porto subito nella pagina dove devi scaricare questo programmino. Tanto Milano, Genova, Verona. Otranto, Verona, Genova, Milano, Empoli. OVGM. Eagle Dynamic, Eagle Dynamic. Ah, è aeronautica virtuale. Ah, ok. Adesso mi ha portato OVGME AMVI Edition. Esatto, quello lì devi scaricare. E sempre sul sito dell'aeronautica militare virtuale italiana. Sì, lo scarichi di lì. Poi domani ti faccio fare tutto, perché devi. Ok. Devi creare una cartella. Sì. I documenti, una volta che hai creato una cartella di documenti, allora passerai poi il file che dovrai mettere come mod. I file della mod li devi scaricare su Kzen Helios Profile, quindi scrivi CAPT Zen. Ah, ma forse Helios Profile. Forse quello c'è. Eh? Captive Zen forse ce l'avevo. È lì che scarichi i profili. Captive Zen, ah sì, dove ci sono, lì ti prendi quello dell'F16. Esatto, prendi l'F16 e dopo ti dico quello che devi fare. Una volta che ce l'hai, ti dico esattamente quello che devi fare, come lo devi usare. Devi aprire Helios, devi fare determinate operazioni, se no non funziona. E dopo devi fare l'altro. Una volta che l'hai fatto, hai fatto uno solo, hai imparato, basta, sono tutti uguali. Sì. Figo, questa è una figata, questa è veramente utile. Ogni volta di andare a zoomare lì, guardare cosa succede, cosa non succede, cosa si attiva, cosa guarda, non si... Con l'F16 DCP è una cosa eccezionale, cioè in tempo reale devi mettere le coordinate, devi fare il TACAN, cioè devi mettere, lo fai subito lì. Infatti col secondo monitor lo fai subito. Infatti comodissimo, è comodissimo. Io ti ringrazio per adesso. Sì, ho scaricato il file, lo decomprimo già, così domani è già pronto. È già puoi anche già arriva in file. No, non installare l'OVGM perché ti chiede di no, solo decompresso, perché era un file. Allora tu puoi mettere invece già fare la cartella nella postazione SA, nella tua la cartella dove c'hai dentro documenti, download, sai quello lì, no? Ma sì, sul mio PC, diciamo, quella classica. Sì, quella classica. E crei una cartella DCS mod. Che vabbè, quella è l'importante, che so io dov'è, giusto? Se tu mettila lì, dopo devi sapere che l'hai messa. Ah, beh, sì, io ho una cartella DCS. No, devi costruirla, devi farla nuova e fare DCS mod. Sì, quella sì. Lì sarà per l'OV Game.
Sì, ma dico, però tanto se è in un'altra cartella che si chiama DCS non importa, no? Sì, non importa, basta che la nomini di CS Mod. Ok, perfetto. Perché io Poi all'interno, per esempio, all'interno io ho la 10, il JF, il 37, il Harrier, l'F14, l'F16, l'F18, il Mirage 2000 e l'MB339. Insomma, ne hai un... Poi lì ti puoi fare tutti i monitor che vuoi, giusto? Sì, beh, in base a Tanto i quali. parametri del monitor sono sempre quelli. Ti devi solo scaricare il cockpit, giusto? No, no, i parametri del monitor. Allora, ogni volta che tu cambi aereo, Cambia magari cambi. le misure Esatto, allora delle devi cambiare il monitor, hai capito? MFD. Ho capito, ho capito. E quindi ogni monitor, perché io i monitor li ho tutti, ok? Perché l'F16 c'ha l'MFD in un posto, l'MB339 Esatto. c'è da un'altra parte, E capito? quindi le misure non te le trovi. C'è Sì, ho capito cosa vuoi un dire. cazzo da fare. Quelle gliele devi dire tu. Appunto. Ho capito. E quindi questa cartella la devo chiamare DCS Mod? DCS, fai DCS in maiuscolo, mod in minuscolo. Mod. E, per esempio, io ho il monitor per la 10, il monitor per l'F15, il monitor per l'F16, per l'F18, per il K50, per l'MB339 PAM, il MiG-21, il Su-27, il Su-25, Anche il 27 ce l'ho anche io, dice. il VNS Ti F-22. metti lì, lo fai una volta e poi te li ritrovi tutti. Esatto. DCS mod cockpit, posso metterlo così so che è del coso, dei cockpit. Sì, perché dopo quello è solo nominale. Ok, cockpit, così so che. Invece, se ti servivano solo ed esclusivamente i due MFD, come fanno tanti, c'è un programmino che però non lo fa per l'F16, ma solo per la 10. Ah, C'è no, un ma altro programma però, che si chiama SimUp Pro, che sviluppa